Credo, senza falsa modestia, che abbiamo realizzato un piccolo gioiello qui. Ringrazio il presidente della provincia, perché stiamo finendo di realizzare un'altra cosa importante, un piccolo anche quello, ma importante centro sportivo per il nostro settore giovanile, con un campo in sintetico e due campi piccoli per i pulcini, eccetera, anch'essi in sintetico in via Vicenza. È un'altra realizzazione importante, perché questa squadra può vivere e può mantenere, speriamo, la Serie B soltanto investendo e lavorando molto sul settore giovanile, perché per noi altre strade non ce ne sono e non ne vediamo. Ringrazio la Regione Piemonte, da cui dovrebbe arrivare nei prossimi tempi un contributo importante per il Comune, perché l'investimento è stato significativo, quindi abbiamo avuto bisogno di tutti. Ringrazio i tecnici che hanno lavorato a questa realizzazione, in particolare l'ingegner Castelli e l'ingegner Fontanella, tutti quelli dai Vigili del Fuoco, la ASL, eccetera, tutti i componenti della commissione di vigilanza che ci hanno dato un supporto non solo appunto di vigilanza, ma anche di consiglio, di sostegno, perché quando siamo arrivati al termine dell'opera era già tutto a posto, perché insomma le indicazioni erano arrivate per tempo. Un altro, credo, applauso e ringraziamento doveroso al questore di Vercelli, e con lui a tutte le altre forze dell'ordine, perché ha avuto il coraggio, diciamo, di autorizzarci a giocare con le barriere a 1,10 come in pochissimi altri stadi d'Italia, a parte il celeberrimo ormai Juventus Stadium e quello dell'Aquila, non me ne vengono in mente molti altri, e quindi voglio dire, anche qua, un funzionario pubblico che sceglie di assumersi delle responsabilità. Sarebbe stato molto più facile, molto più comodo e molto più semplice dire no per tutti, per la società, ma vorrei dire in particolare per chi qui fa ordine pubblico. Poi ho sicuramente dimenticato molti che hanno dato diversi contributi a che questa sera si potesse giocare in questo stadio. Me ne scuso, ma abbiamo anche dei tempi molto rapidi, per cui passo la parola al nostro sindaco. Grazie, prego. Grazie Presidente, la parola ora al sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro. Beh, ha fatto tutti i ringraziamenti il Presidente, davvero devo unirmi anch'io, la condivisione, la collaborazione. Tengo molto a ringraziare i funzionari del Comune, i dirigenti, tengo a ringraziare particolarmente l'ingegner Castelli, che è stato un direttore di lavoro straordinario con la sua equip. Devo ringraziare la società, una società ben organizzata, seria, con grande professionalità, che non solo ha portato la squadra fino qui, ma con la quale stiamo veramente collaborando, perché questa sia una grande occasione per la città. Io mi sento tranquillo, soprattutto in questi difficili momenti. Sempre di più il denaro pubblico deve essere con oculatezza, senza nessuno sperpero, sempre di più bisogna fare attenzione, è sempre più difficile. Beh, io credo che in estrema sintesi possiamo dire che questa è stata una sfida vinta, e siamo felici di vedere questo stadio questa sera e la nostra squadra, che è nel cuore, nella radice, nella storia di questa città. Il Presidente di Lega ci ha detto che è un bello stadio. Io credo veramente che come città tutti insieme dobbiamo dare un grande benvenuto e fare un grande applauso, perché il Presidente ci fa un grande onore a essere qui questa sera. Grazie. Grazie Sindaco Andrea Corsaro. La parola ora al Presidente della provincia di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti. Organizzare una Serie B non vuol dire soltanto preparare una squadra che scende in campo all'altezza appunto della serie, ma vuol dire anche organizzare un sistema di strutture sportive che consentano a una squadra in questa categoria di poter essere preparata e per la prima squadra e per il settore giovanile. Credo che in queste settimane Vercelli abbia dato una dimostrazione di essere davvero una squadra. L'ha fatto per la questione della provincia, del capoluogo martedì scorso, l'ha fatto inaugurando di fatto questa sera, ma avendo lo stadio pronto già dalla partita col Padova, e dando dimostrazione che quando
c'è una squadra intorno a una città, intorno a un progetto, si possono portare a casa dei risultati straordinari. Quindi quello che ci tengo a dire è che la provincia in questo progetto è stato parte di questa squadra, abbiamo dato un contributo che per il nostro ente in questo momento particolarmente dedicato è tantissimo, un contributo di 150.000 euro per il giovanile, per il settore giovanile, per le strutture del settore giovanile e anche per il ritiro che è stato fatto in Valsesia a Varallo, e l'abbiamo fatto convintamente. Sapendo che in questo momento, come diceva il sindaco di Vercelli, a volte siamo attenzionati dall'opinione pubblica, attenzionati anche dal mondo politico. Il nostro contributo è venuto convintamente, ma sapendo che molte persone non erano così convinte. Qualcuno ha detto: perché date i fondi alla Pro Vercelli e alle altre società sportive no? Ecco che subito avevamo già pronto un bando per le attrezzature sportive rivolte a tutto il mondo sportivo della provincia di Vercelli, che proprio domani scadrà come appunto scadenza del 31 ottobre. Quindi fin tanto che la nostra provincia sarà presente e attiva, nonostante i tagli poderosi e furiosi da parte del governo, tra l'altro questa sera il governo dovrebbe decidere sul futuro della nostra provincia e incrociamo le dita perché ci sia un doppio risultato vincente in campo e fuori dal campo. Ringrazio anch'io il presidente Massimo Secondo per tutto quello che ha fatto per la città e per la Pro Vercelli in questi anni, e il sindaco di Vercelli, e lui nome è tutto vero, tutto il consiglio comunale, per aver sfidato i tanti gufi che in questi mesi speravano di non arrivare a questa data, invece lui ce l'ha fatta. Complimenti a te sindaco e a tutti i tuoi collaboratori in comune. Grazie al presidente della provincia Carlo Leo Vercellotti. Inviteremmo il prefetto di Vercelli, Salvatore Malfi, visto che ha svolto un ruolo di coordinamento, a dire due parole, per poi lasciare la parola al presidente di Lega Andrea Bodi. Grazie. Due parole, forza Vercelli, forza la Pro Vercelli. No, aggiungere soltanto nulla a tutto il lavoro splendido che è stato fatto da tutti. La speranza è che veramente la storia della Pro Vercelli ricordi a questa provincia, a questi comuni, a noi tutti, che ce la possiamo fare nelle cose e che impegnandoci tutti assieme le grandi sfide si possono vincere. Ecco, l'augurio è che tutti i cittadini sentano la Pro Vercelli, ecco, come il centravanti che fa il gol e che noi andiamo dietro di loro. In bocca al lupo a tutti, a noi stessi, a tutta la nostra storia e il nostro futuro. Grazie. Sì, allora io chiamerei Paola Piola. Visto che c'è suo padre che si parte. No. Allora, intanto perché c'è un doveroso ringraziamento da farle per la fotografia del papà che ha voluto donarci e che insieme allo striscione che il sindaco ha predisposto, in cui anche lì abbiamo ricordato il papà di Paola, insomma, ecco, però la fotografia è stata un'idea sua che ci ha fatto molto piacere e ci ha fatto sentire ancora la sua vicinanza a questa società e a questa squadra. È stata la prima cosa che il presidente Abodi ha notato quando è arrivato. Ho il piacere di presentarvi, ecco, un piccolo mazzo di fiori, un piccolo ringraziamento per il pensiero che hai avuto. Ecco. E in ultimo, per la conclusione, io vorrei lasciare la parola al presidente Abodi della Lega di Serie B, prima di averlo ringraziato, perché insomma per una piccola società come la nostra, ne ho promossa averlo qua praticamente all'inaugurazione del nostro nuovo stadio, è un grande onore, è un grande segno di attenzione che ci fa molto piacere e di cui la ringraziamo molto. Prima di tutto buonasera a tutti e buonasera alla signora Piola in rappresentanza della comunità. Devo dire che sono a disagio e devo dire anche che il presidente Secondo ancora non mi conosce bene, perché se continua a ringraziarmi evidentemente non ha capito che sono io che ringrazio lui, che ringrazio il sindaco, la provincia, le istituzioni, la città, questa comunità per quello che è stato un acquisto della Serie B. Una ricchezza dal punto di vista sportivo, un peso specifico dal punto di vista culturale straordinario, la testimonianza di una comunità che funziona perché ha trovato soprattutto le persone giuste nei posti chiave di questo territorio.
Da questo punto di vista la Serie B ha fatto un salto di qualità. Abbiamo acquisito 7 scudetti, una storia prestigiosa, la storia del calcio, quella dalla quale noi non ci vogliamo allontanare, perché per quanto siamo sulla linea di confine con il calcio professionistico di eccellenza, per quanto siamo la porta di accesso al calcio professionistico di eccellenza, noi siamo profondamente legati alla tradizione del calcio e non soltanto del calcio, anche dei nostri territori. Io non credo che noi diventeremo mai una PlayStation, rimarremo legati anche ai simboli, e lei me lo consenta, ma suo padre naturalmente è un simbolo e noi ce ne appropriamo in piccola parte, perché non appartiene solo a questa comunità, appartiene al calcio nazionale. Quindi il mio disagio è proprio dover accettare i ringraziamenti, che poi sono i ringraziamenti non personali a me, ma alla Lega, da parte del sindaco, del presidente della società, quando invece è l'opposto. Io sono entrato in questo stadio vuoto e ho provato emozione, perché qua ci sono i segnali del tempo e i segnali anche di una comunità che guarda al futuro, con delle risposte amministrative, comunque con una passione sportiva, con un progetto anche di gestione della società sano, e mi auguro anche con una città che sappia dare il giusto valore non a delle spese, ma degli investimenti in una cartolina di questa città che la Serie B speriamo possa trasferire attraverso i suoi canali in modo dignitoso. Noi questo cercheremo di fare, di valorizzare il più possibile modestamente quello che la storia ha consentito di essere la Vercelli. Questo è il nostro auspicio. Poi gran parte delle vostre fortune ce l'avete nelle vostre mani, soprattutto nei vostri piedi e nei vostri cuori, e quindi dipende dai vostri giocatori, dal vostro tecnico. Noi siamo notai, prendiamo atto, interveniamo quando qualcosa non va nella misura giusta, e lei fa un altro errore quando pensa di essere una rappresentante di una piccola città o di una piccola comunità, perché prima cosa la Lega considera tutti sullo stesso piano e non dipende da quanto sia grande una città. Intanto voi avete altre questioni che fanno pesare dalla vostra parte, quindi sappiate che la Lega è vicina a tutti e comunque lontana da tutti nella misura in cui tratta tutti alla stessa maniera. E dalla parte vostra c'è tutto quello che ho detto in questo piccolo intervento. La settimana scorsa abbiamo presentato un progetto a Roma che abbiamo denominato Bifutura, che è un progetto di sviluppo infrastrutturale. Mi sembra evidente che questa città non ne abbia bisogno, perché ha già trovato le sue risposte grazie alla capacità di questa società e all'intraprendenza delle istituzioni locali. Mi sembra un buon biglietto da visita e noi ce ne approviamo volentieri, perché è un orgoglio per tutti noi. Grazie. Il terzo anno consecutivo, almeno per quanto riguarda questa gestione, è importante per noi la presenza di Biderbank in quanto banca del territorio, l'espressione del territorio vercellese, la testimonianza che una partnership può portare sinergie dal punto di vista sportivo, dal punto di vista finanziario. Noi siamo ovviamente onorati di avervi qui stasera, il dottor Barbarulli, ovviamente il sindaco, il direttore commerciale, il dottor Pandolfi, e responsabile dell'area marketing di Biderbank e comunicazione, il dottor De Zoppo. Quindi l'avevamo fatto l'anno scorso, avevamo sancito questo accordo con una firma davanti a voi, abbiamo scelto questa serata per rinnovarlo. Credo che in prospettiva, anche sull'evoluzione societaria della banca, ci possono essere degli sviluppi interessanti soprattutto per la banca, ma speriamo che possano essere anche per la Provercelli. Quindi io con grande piacere lascio la parola al dottor Barbarulli e poi ovviamente al sindaco, che ovviamente in questi anni ci ha dato una mano a tenere un cordone umbilicale con la Biderbank, e di questo lo ringraziamo. Passo la parola al dottor Barbarulli. Buonasera a due, soprattutto. Biderbank è storicamente parte della Provercelli. Sono stato ricordando che noi seguiamo la Provercelli in questi ultimi 3 anni, devo dire che l'abbiamo seguita anche negli anni precedenti. Quindi vorrei in questo senso dire che siamo stati vicini a questa squadra anche in momenti difficili, dove anche problemi societari, come voi sapete, erano problemi molto, molto, molto complessi, e
il fatto che ormai da qualche anno questa società abbia, oltre ad aver inventato i propri risultati sul campo, ha soprattutto inventato i propri risultati in una logica di sana gestione, perché non esiste ormai nessun tipo di attività che può essere svolta se non viene svolta con criteri di sana gestione. In questo senso devo dire, per noi questa conferma di questa vicinanza, che vuole essere la vicinanza della banca del territorio, della banca di casa, che come veniva detto dal dottor Rizzi, sta modificando la propria compagine sociale, perché io ho sempre detto che il problema dei soci è un problema che non riguarda con i territori, con i clienti, con il personale, cioè quello che conta è la mia banca, è la banca di casa, perché vuole essere la banca dei percettisti e dipendenti, e sicuramente a prescindere dal contesto proprietario e societario rimarrà questo tipo di banca, che in questo senso sarà vicino alle migliori espressioni del territorio, e questa sicuramente è ancora di più rispetto al passato una delle migliori espressioni. Grazie. Grazie. Il ringraziamento va al dottor Barbarullo, va naturalmente alla Viva Banca, ma personalmente al dottor Barbarullo, perché è una scelta di sensibilità che in questi anni ha mostrato personalmente, di interesse e di affezione per la nostra città, per la nostra squadra, con delle indicazioni precise e la sua intelligenza. Abbiamo conosciuto delle sue capacità anche di storico, quando abbiamo ricostruito, abbiamo avuto occasione davvero di conoscere anche una persona di straordinaria cultura e di straordinaria preparazione, questa sua sensibilità nei confronti, quindi non solo come altissimo dirigente della banca, ma come persona nei confronti della storia di questa squadra e della nostra città. Questo è il ringraziamento personale, il ringraziamento alla banca, ma il ringraziamento personale per tutto quello che è veramente una rispondenza a quelle che sono delle esigenze, dei richiami al territorio e alla sensibilità di stare vicino davvero come banca di territorio alla nostra città. Grazie. Ora passiamo al
della cerimonia del taglio del nastro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salve a te, la nostra morte, o Padre, e guida a un fine di bontà e di grazia le fatiche di questa città e di questa squadra. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera. Fa che noi, gli sportivi, sperimenti nella realtà il valore dello sport e promuova una civiltà nuova per il Cristo nostro Signore, e benedica questo campo, la nostra squadra, tutti i calciatori e tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato per la realizzazione di questo campo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora procediamo al taglio del nastro. Ed ecco, andiamo a diventare sala, si sta con i Mercedi. Adesso Lucia! Torna!